Benvenuti su Sfattore 20, siamo qui insieme per commentare i test del Bahrain 2022 di un mondiale di Formula 1 che non è ancora iniziato ma potrebbe essere già terminato. Come fa un mondiale di Formula 1 che non è ancora iniziato ad essere terminato? Questo perché ieri 10 marzo la Mercedes si è presentata ai test del Bahrain con una macchina versione B, una macchina Evo, una macchina che ha sterilizzato di molti concetti di ingombro laterali e della pancia laterale, soprattutto perché la pancia ora è praticamente dimezzata, e ha fatto gridare all'irregolarità da parte di Christian Horner e della Red Bull. È una macchina che potrebbe veramente aver calato l'asso nella manica per dominare non solo questa stagione, ma probabilmente le prossime stagioni, perché se ci ricordiamo bene, quando la Mercedes nel 2014 si è presentata al cambio epocale dal motore aspirato ai motori ibridi, ha dominato poi per gli anni seguenti, a parte l'ultimo anno che ha visto vincere il mondiale da parte della Red Bull. Però questo per dire che un vantaggio enorme all'inizio di una nuova epoca potrebbe portare non solo a vincere questa stagione, ma a dominare le prossime e quindi a creare un gap prestazionale veramente difficilmente irrecuperabile da parte degli altri competitor. Infatti la Mercedes ha avuto vita dura solo nel 2017-2018 da parte della Ferrari, ma dopo ben 3 stagioni di dominio ibrido, e nel 2021 da parte della Red Bull. Mentre gli altri anni ha veramente, come dire, i piloti hanno guidato fuori dal finestrino, al massimo se lo scornate tra di loro, vedi Lewis Hamilton contro Nico Rosberg. Quindi dobbiamo stare molto attenti a dire che la Mercedes dominerà questo mondiale. Perché? Perché? Perché non è detto. Mi ricordo sempre che la McLaren Mercedes nel 2004 con Andrea Newey aveva presentato un'auto, nel 2003 scusate, aveva presentato un'autovettura alla presentazione, ma non ha mai corso perché è una macchina talmente estrema che non poteva completare nessuna gara. Quindi non è detto che la Mercedes dominerà, perché comunque ha estremizzato molto i concetti di componentistica interna delle pance laterali, quindi questo potrebbe portare sempre a problemi di raffreddamento della parte della soluzione ibrida, del motore ibrido e altri problemi di surriscaldamento. Ma magari no, io non sono tecnico e quindi non lo posso sapere. Sicuramente sono molto competenti e sanno quello che fanno. Cosa ci aspettiamo dalla Ferrari? Sarà un altro anno? Ah, dobbiamo lavorare per il prossimo anno? Ah, dobbiamo lavorare per i prossimi 2 anni? Da quello che vediamo nei test, molta fiducia, la Ferrari è molto tranquilla nonostante la Mercedes abbia presentato questa autovettura. Devo dire che è molto tranquilla, i piloti sono tranquilli, la macchina sembra andare bene, stanno lavorando molto sul setup, sembra che hanno risolto il problema del porpoising, che è il problema del saltellamento dell'autovettura. E visivamente sembrano soffrirlo molto meno rispetto alle altre autovetture, rispetto ai test di settimana scorsa. Però non è detto, non è così facile dire dove potrà essere la Ferrari, ma sicuramente, come ho spiegato nel video della presentazione della Ferrari, il cambio regolamentare è una grande opportunità per tornare a lottare davanti, ma d'altronde, d'altra parte, potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, perché se sbagli la macchina, sbagli completamente la stagione e vai a compromettere anche gli anni futuri, considerando anche le limitazioni di budget cap delle autovetture che devono seguire le squadre. Anche se pare che ci sia qualcuno che riesca comunque a girare questo limite, però questo è un altro argomento che vi parleremo magari in un altro video. Quindi la domanda è: secondo voi il mondiale è già finito, la Mercedes dominerà oppure non è detto? La Ferrari sta andando veramente bene oppure sono solo tempi fatti con poca benzina, o gli altri semplicemente non stanno spingendo e si stanno nascondendo, come credo che io stia facendo la Red Bull e la Mercedes? Fatemi sapere commentando sotto il video cosa ne pensate, se per voi la Mercedes dominerà anche questa stagione oppure se la Ferrari in realtà sta andando veramente forte e come andrà questa stagione. Vi invito anche a iscrivervi al canale e lasciare un bel like, e ci vediamo al prossimo video.